Oggi un triste addio. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Eh sì, oggi siamo con il lacrimone, perché oggi è l'ultimo video dei preferiti che facciamo in collaborazione con i nostri amici 55, Winston 55 e Kamartank, Mami, Marta. Ciao ragazzi, grazie di questa bellissima avventura che abbiamo fatto insieme. È durata un paio d'anni. Sì, sì, anche di meno. E però, come sono stata sincera con loro, sarò sincera anche con voi che mi seguite. Diglielo, che abbiamo ricevuto un contratto milionario e quindi no, non possiamo più seguire tutte queste stupidaggini. No, che dici? No, assolutamente. Ci siamo semplicemente un po' afflosciati, annoiati di rispondere sempre alle stesse domande. Siccome quando cala il divertimento, cala anche quello che abbiamo da comunicare, noi preferiamo fare un passo indietro e fare continuare questa rubrica a chi ha ancora molto da dare, che sono Mauro e Antonio e Marta, che mi raccomando continuate a seguire in questa rubrica mensile, e noi così saltuariamente vi diremo quelli che sono i nostri preferiti quando ne avremo di veramente veramente significativi. Questa scadenza mensile oramai ci stava un po' stretta, essendo noi una famiglia normale, compriamo quasi sempre le stesse cose, quindi alla lunga ci veniva un po' forzoso inserire delle categorie. Detto ciò, dopo il libretto delle giustificazioni e la promo promozionale pubblicitativa degli altri canali. Ascolta, no, devo dire un'altra cosa. Non vi preoccupate per i fan di Mauro, Antonio e Marta, noi non smetteremo di collaborare con loro, attueremo diversificate forme di collaborazione, magari proprio tra i fornelli, per me sarebbe l'ideale. Bene, e per quelli che se ne fregano delle collaborazioni, con chi le facciamo, se le facciamo, perché ci va di farle, questo è il tuo canale giusto, bene, e quindi dopo che ti sei sorbito almeno 2 minuti, di giustificazioni più o meno sensate e anche molte non sensate, ma tutte vere. Ma tutte vere e tutte false. No! Sei bugiardo. Bene. Comunque, dopo esservi sorbiti questa sorta di giustificazione promozionale, iniziamo finalmente il video. Con i nostri preferiti, per l'ultimo video risponderemo a tutte le 20 domande. Sei contento? Che bello, ciao allora. Torna qui. Allora, torna. È come l'ultimo pelo che ti vanno a levare, è sempre quello più doloroso. Non lo so, non me li hanno mai tolti tutti, a te sì? Capita. Va bene. Allora, la scoperta fissazione del mese. Questo mese diciamo che la fissazione sono state le torte da colazione. Beh, è vero. Non lo sapete, ma noi ne abbiamo fatte di ogni e le vedrete tutte. Però la fissazione che ha accompagnato in quasi tutte le torte sono stati le conserve, le creme, le marmellate, i mieli di Asiago e Rigoni. Queste preparazioni bio, 100% naturali, buonissime, che abbiamo consumato il miele mille fiori, abbiamo consumato la nocciolata. Vi segnaliamo la nocciolata senza latte per coloro che sono intolleranti alle mucche. Non puoi vedere la mucca, che schifo. Per coloro che sono intolleranti alle mucche, e allora adesso hanno fatto anche una sorta di Nutella bio senza latte ed è buonissima perché è proprio fondentissima, quindi tutte le loro preparazioni. Questa è un'azienda che mi va di consigliare perché non mi ha mai delusa in cucina. Ma lo sai che ti vedo bene a fare qualche pubblicità tipo la poltrona quella che alza gli anziani oppure il WC quello che ti alza? Alzami. Allora. Sei veramente simpatica. Mi si è spento il PC con questa tua ilarità, Gogo. Poi, la ricetta del mese. Ah, per me sì. Sì, bravo. Ma anche i pancake. Allora, sono due. I pancake integrali con le more colte dalle mie dolci manine distrutte dal rovo di more e la ciambella more e cocco, che è fantastica. Trovate tutte e due le ricette qui dove c'è la I col pallino. Bravo. Ora sai, dovrei mettere la I col pallino. Sì, perché brava. È dal lato della fede. Ah, tutti gli youtubers, la I col pallino è dal lato della fede. Okay. Allora, la verdura o frutta del mese. Le more. Sì. Anche le noci. E anche le mele di montagna. E anche le mele del vicino, brava.
Quelle, sempre quelle che ritornano. La schifezza del mese, una schifezza migliorata. Cioè? I pan di stelle. Bravi, bravi alla Mulino Bianco. Abbiamo vinto, ragazzi, vinto, dopo tanto martellare di tutti i canali YouTube di cucina. Mi erano calate le vendite, cornutazzi del mulino. E allora Antonio ha tolto l'olio di palma dalle sue preparazioni. Ora lo usa per fare i massaggi alla gallina, non mi pare l'olio? Rosita. Rosita. Va bene. E allora, o friggerla. Meglio, sarebbe meglio. Bravo. Allora, quindi l'olio di palma, Mulino Bianco ha tolto l'olio di palma da tutte le preparazioni e noi cosa siamo volati a ricomprare? Siamo volati a ricomprare i pan di stelle che ci mancavano veramente tanto. Quanto sono buoni i pan di stelle. Brava, brava. Continuano ad essere delle grandi schifezze dal punto di vista degli ingredienti, anche perché non hanno nulla, hanno tutto raffinato, tutto molto così. Quindi però sono per gente fine. Molto fine. Raffinati. Però sono veramente come? Sono buoni, veramente cavolicchio. Buoni. Andiamo avanti, dai. L'acquisto del mese. Ah, che bello, una cosa che io amo, le tazze. Come rompi le tazze tu, non le rompe nessuno. Brava, brava. E quindi, siccome non avevamo tazze a casa, ma lei è una collezionista di tazze, per chi non lo sapesse. Cosa collezioni poi, oltre le tazze? Non lo posso dire. E allora, No, non pensare male. Ah, no. Allora, trucchini. Trucchini, pochini, solamente una valigetta, tipo quella da muratore. E poi tutte le cose di creatività. Brava, brava, siamo pieni di queste cose. Quindi ma stiamo dicendo le tazze del mese. Le tazze Disney, mese, sì, no, gli acquisto del mese. Sì, le tazze questo. Disney che ci stanno accompagnando in tutte le nostre colazioni, riportandoci al clima giocoso di quella piccolissima vacanza. E sottolineo piccolissima vacanza. Mi sento giocoso. Allora... Come ti senti? Giocoso. Il flop del mese. E qui ritorniamo dalla nostra dolce gusto. Il flop del mese sono quelle capsule che ho comprato, ne convieni con me? Ne convento. E allora, tempo fa in uno store fisico a Catania comprai delle capsule per la macchinetta dolce gusto, delle compatibili. La marca è una Ypsilon e credo che sia un franchising in tutta Italia. A me, gusto a noi, gusto prettamente personale, sottolineo 20 volte, quel caffè non è piaciuto per niente. Lo stiamo consumando perché era un piccolissimo scatolo da 60 capsule, però è veramente un po' lento, un po' anacquoso, vero? Esce il granello di caffè fuori dalla capsula, quando va in pressione e poi togliete dalla pressione schizza fuori. Veramente una cosa... Il termine aulico è imbrasta proprio tutta la macchinetta. Da noi significa impasta e sporca, imbrasta tutta la macchinetta. E questa cosa mi fa un pochettino inalberare, perché io ho comprato la dolce gusto per non stare lì a spignattare, a pulire continuamente. Il social food del mese. Lo leggo, Instagram. È vero, quello da cui io traggo ispirazione, seguo anche i trend, vedo cosa vi piace di più, cosa va, cosa non va, perché voi non lo sapete, ma dietro ogni canale YouTube c'è una parte che è data dalla cucina di tutti i giorni, parlo per il canale di cucina, ma così per tutti i canali, almeno i miei, è una parte dettata dalla vostra presenza e quindi dal cercare di accontentare quelli che sono le vostre preferenze e i vostri gusti, e quindi questi social che parlano con voi e di voi sono molto d'aiuto. Instagram e Pinterest sono i miei preferiti. Siamo contenti. Perché sono i miei preferiti? Ah, non era finita? No. Peccato. Perché? Se mi conosci lo perché sai. Perché ti piacciono le fotografie? Perché dalle fotografie io prendo ispirazione e quella ricetta la faccio a modo mio. Bravo, ma non è un'interrogazione. Andiamo avanti. Beh, questo lo dici. Il progetto? Il progetto Buon Proposito del mese. Sì, tante collaborazioni con il canale, con altri canali, per il canale. Allora, per il canale. Stanno per cominciare una serie di collaborazioni su Due Cuori Una Cappa. Alcuni con altri youtubers conosciute, altri invece con youtubers meno conosciuti e magari sono anche, lo diciamo? Sta per cominciare una rubrica fighissima su Due Cuori Una Cappa. E come si chiama? A pranzo con voi ogni mese da ottobre. Ci invito da casa loro. No, insieme a due
due nostre iscritte che hanno o un blog o un canale, costituiremo un menu da proporre a chi ci segue. Ah. Abbiamo già preso gli accordi per il primo appuntamento. Se avete un blog, se avete un canale, scriveteci, contattateci sulla pagina Facebook e saremo lieti di inserirvi in calendario. Sarà un modo per conoscerci meglio, per conoscere magari le tipicità delle vostre regioni e soprattutto per fare conoscere dei canali un po' più piccoli che faticano ad emergere. Mi raccomando, il tutto è gratuito, dovete solamente fare un bonifico a nome mio. No. Basta, solo no, questo. No, YouTube è condivisione e come voi aiutate Due Cuori Una Cappa ad essere sempre così visto e così apprezzato, anche noi vogliamo fare del nostro meglio affinché chi si sforza a creare dei canali carini con contenuti venga fuori. Mi raccomando. E quindi collaboriamo, brava, e veniamo, brava, a pranzo con voi. Aiutate sempre Due Cuori Una Cappa, perché se non lo fate le ciambelle non vi risulteranno più col buco, è va bene? È vero, è vero. Ah, vi risulterà solo il buco. Allora, il prodotto assurdo del mese, ma questo mese è un prodotto assurdo in termini ilari, sono i miei barba papà che mi sono portata da Disneyland, cioè lo zucchero filato in barattolo. Lo vedete schifosa sul What I Eat in a Day ad Euro Disney, a Disneyland, c'è il video sempre lì. Ed è una cosa buonissima per chi piace lo zucchero filato, ovviamente zucchero filato in barattolo, fantastico. Il brutto anatroccolo del mese. Il brutto anatroccolo del mese è una cosa buonissima, infatti nasce brutto perché a vedersi fa proprio schifo, ma poi a berlo è fantastico. Ma veramente? Il latte alla nocciola granarolo, o qualunque penso latte alla nocciola, versandolo sembra un latte un po' fanghiglia, un po' quando il latte è appena diluito col caffè con qualche cosina dentro che galè. Fa un po' vomitare a vederlo. Poi lo assaggiate, Nutella liquida. Che bello, buonissimo, siamo contenti allora. Buonissimo. Ma posso assaggiare un bicchiere? Sì, è di là. Perfetto. Poi. Il prodotto apri e gusta del mese. Che bello, questa è una cosa veramente bella. Non ve l'aspetterete sicuramente. Tonno a tranci, che bello, di un'allegria veramente quel tonno, no, quando lo tiri su, è buonissimo, ma è di un'allegria. È il tonno a tranci che vendono alla Lidl, in olio quello di della oliva. Nixie, come si chiama? Sì. Nixie. In olio di oliva, è veramente, veramente buono, costa poco ed è ottimo. Va bene. Allora, l'alimento panacea del mese è un alimento mio, sì, ed sì, è il mio mitico, strabuono, super fantastico frappuccino di Starbucks, che come ingredienti non ha nulla di panaceoso, ma a me è servito tantissimo per riprendermi nelle giornate molto calde e molto afose, sia a Disneyland che una volta che sono tornata a casa. Anche quello che ti facevi a casa, brava, esatto. Sono stata, o ne ho bevuto veramente tanto. La ricetta la trovate sempre dove c'è l'hai con il pallino. Che bella lei. Poi l'elettrodomestico barra utensile del mese. Torna a grande, grande, grande mia richiesta Amanda a lavorare con brava, me. Brava, ma te la posso dire una cosa? Sì. Anche il tostapane stai utilizzando. Anche il tostapane. Bravo tostapane, bravo, sì, veramente. Sì. Amanda, Amanda, parla di Amanda. Amanda funziona bene, adesso funziona bene e mi aiuta molto, è molto brava. L'abbiamo minacciata e quindi da quel momento funziona bene. Lo spezzafame del mese, per me questo mese, sono stati i bocconcini di gelato della Gelatelli. Vi mettiamo qua le foto. Ah, buoni, bravo. Sono buonissimi e per i più agè tra di noi sono uguali, precisi, identici, spiccicati alle vecchie bomboniere dell'Algida, quelle tonde e schiacciate, solo che questi sono quadrati. Hanno il rivestimento di cioccolato tipo cremino, non tipo magnum, quindi quello sottile, e dentro un gelato alla vaniglia bianco. Buonissimo, ogni scatolino ha solo 96 calorie. Quanto? Solo 96 calorie. Non ci credo! Mi sembrerà di mangiare un gelato immenso, perché 10 bocconcini, o forse sono di più di 10, 12 forse, si fanno fuori in lungo tempo. E si fanno fuori anche molto in scatole. Sì. e sono veramente, veramente buoni, costano una miseria come tutte le cose. Andiamo avanti! Poi. Il food place del mese, daglielo tu. Beh, Disneyland Paris, sicuramente. Tutti i posti dove mangiare là sono tutti i food place del mese, è della vero, settimana, dei tre giorni, è quello vero, che avete da fare. Vero, quindi vero, se vero, non ci siete stati non lo potete capire e vi auguro di andarci. Già, anche io ve lo auguro. Il troppo caro del mese appartiene sempre a Parigi, l'abbiamo mangiato in aeroporto prima di prendere l'aereo per tornare, sono i macaron. I macaron di Le Duret. Noi sempre quando andiamo a Parigi ci strafoghiamo di macaron perché a lui piacciono tantissimo, non a me.
però sì. Questa volta ho scoperto il fleur d'orange, che è una cosa spettacolare. Wow. Pastiera in macaron, fantastico. E comunque i macaron sono la fine del mondo, sono buonissimi. Se vai a Parigi non puoi non mangiare un macaron di La Duree. Ma raga, quanto costano? Una confezione veramente, da 12-30 euro, 12 biscottini, una follia. Con 30 euro qua in Sicilia ti porti un coso, un tabaret di dolcini, di mignolo grosso così, da bikini. È vero, è vero. Lo scaduto del mese, ben 6 pacchi! Sei una vergogna, io me ne vado, quando sento queste cose, 6 pacchi di cosa? Di zuppette liofilizzate bio, sapete le zuppette, la zucca e l'asparago? Le avevo lasciate per la prima stagione, meglio, meglio. Sono scadute nel frattempo. Amen, faremo a meno. Poi? La ricetta che più desideriamo realizzare. Te l'ho detto, voglio l'iris al cioccolato, fai l'iris al cioccolato, fallo, fallo. L'iris al cioccolato, che dai, le anteprime? Oh. Beh, questa è una ricetta che arriverà molto, molto presto sul canale. E un'altra ricetta che quest'inverno desidero realizzare è il panettone integrale. Ce la faranno i nostri eroi, guardate che è una scommessa mitica, mitica. Panettone integrale, ho capito. Chissà come viene. Secondo devo me viene un pezzo di legno. Però vedremo, al limite lo butteremo come ceppo tocco di legno nel camino. Che non abbiamo, quindi comincia a costruire il camino. Allora, il cibo straniero del mese. Vabbè, siamo stati, abbiamo detto, abbiamo mangiato quello, basta. Cibo francese, everywhere, every time. La ricetta più richiesta da chi ci segue. Ma chi ci segue ultimamente non ci chiede nulla. No, e allora... anche perché poi non gliele facciamo le cose che ci chiedono, quindi... Non è vero, invece se volete vedere qualcosa approfittate di quest'ultima domanda e lasciate tra i commenti tutte le richieste, tutto ciò che vorreste vedere realizzato. Noi poi, come al solito, non lo faremo, quindi non è vero, noi cercheremo di accontentarvi nella possibilità che ho, nelle mie piccolissime capacità culinarie. Brava, neanche a parlarne, neanche a parlarne. Va quindi, bene, grazie per aver sopportato queste 20 domande con relative 20 risposte. E adesso andatevi ad ascoltare le 20 domande e le 20 risposte di 55 Winston 55 e di Camartank. I video li trovate qui nella col pallino e giù nel box informazione. Ragazzi, dai, diciamo una cosa seria per Mauro, Antonio e Marta. Bene ragazzi, e quindi grazie per la collaborazione, grazie per averci scelto, grazie per aver collaborato. E grazie dell'amicizia che continuerà al di là dei video e al di là di questa videocamera. Oh, che emozione, aspetta che piango! Che prosaico. Ragazzi, vi vogliamo bene e non vediamo l'ora di collaborare nuovamente con voi con altri contenuti. E quindi, mi raccomando, condividete questo video, iscrivetevi alla pagina Facebook, alla pagina gialla, alla pagina bianca e a qualsiasi altra pagina. E noi vi aspettiamo tutti, perché anche voi, o anche con voi, le collaborazioni non saranno mai finite. Vi aspettiamo sempre qui. Sulle vostre tavole. Ciao! Ce l'ho fatta.